Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento di Young Market. Io sono un po' raffreddato, ma non molliamo, siamo sempre qui. Giorni di alti e bassi per Bitcoin, Ether e tutto il mondo cripto. Se la scorsa settimana ci eravamo lasciati in prossimità dei recenti minimi, questa settimana non è cambiato granché, ci troviamo più o meno sugli stessi livelli di prezzo, anche se ci sono state delle interessanti oscillazioni nel frattempo. La recente dinamica dei prezzi infatti potrebbe aver colto alla sprovvista qualche trader speranzoso di vedere innescata una nuova bull run, ma per voi che seguite Young Market non è stato così, perché vi abbiamo avvisato per tempo. Eh già, perché Bitcoin ed Ether entrambi si sono comportati allo stesso modo, andando a testare proprio quei livelli di prezzo della zona di ranging che avevamo identificato la scorsa settimana, per poi ritornare giù tutto d'un fiato. Oggi parleremo di queste dinamiche di prezzo e di qualche notizia super interessante che arriva dal mondo cripto. Insomma, puntata gustosissima, quindi restate lì, ma prima, sigla. Prima di iniziare però vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi tutto quello che vi dirò ha finalità meramente informativa e non deve essere inteso come invito al risparmio o sollecitazione all'investimento. Partiamo sempre dal re, Bitcoin. Questa è stata una settimana con un rapido e deciso movimento al rialzo per BTC. Andiamo a vederlo sul grafico orario. Ci eravamo lasciati la scorsa volta con il prezzo leggermente al di sotto dei 19.000 dollari. Ebbene, BTC ha lateralizzato prevalentemente in una fascia ristretta tra i 18.700 e i 19.200 dollari in tutta la settimana. Poi il prezzo ha iniziato a concentrarsi nella zona alta di ranging, insistendo sulla resistenza. Ed è successo, BTC ha rotto al rialzo la resistenza con un movimento del più 3.6% in sole 2 ore. Da qui Bitcoin ha visto arrestata improvvisamente la sua corsa, intorno al prezzo dei 20.300 dollari, che guarda caso è quello che vi avevamo indicato quando parlavamo di timidi tentativi al rialzo, in uno scenario comunque ribassista. Siccome ad ogni salita corrisponde sempre una discesa, BTC ha perso il 6,3% in sole 3 ore, riportandosi nuovamente al di sotto dei 19.000 dollari. Ora però potrebbero attenderci dei giorni abbastanza tranquilli vista l'assenza di notizie macroeconomiche in uscita. Però con BTC non si sa mai. Nel frattempo sembrerebbe arrivare anche qualche bella news in tema di regolamentazione con gli USA che si muovono decisi in questa direzione. Abbiamo analizzato la situazione nel dettaglio, per cui vi lascio in descrizione l'articolo. Si muove in questo senso anche il Giappone, che sembrerebbe studiare una misura preventiva per obbligare tutti gli exchange a condividere informazioni sui propri utenti. Vi lascio anche in questo caso l'articolo in descrizione. Rimanendo in tema istituzionale, non so se avete fatto caso alla recente svalutazione dell'euro rispetto al dollaro o equivalentemente anche della sterlina rispetto al dollaro. Come indicato dall'articolo in descrizione, la Bank of England, ben 9 mesi fa, quindi in tempi non sospetti, si aspettava un notevole decremento del prezzo di BTC. Previsione poi avverata. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di vedere una sterlina svalutarsi del 20% su base annua rispetto al dollaro. E all'euro non è andata tanto meglio, avendo recentemente perso la parità. Che c'entra però tutto questo con il mercato cripto? Di recente sono aumentati a dismisura i volumi delle transazioni contro BTC. E indovinate quali sono state le valute più scambiate? Proprio euro e sterlina. Come se la svalutazione della valuta impattasse positivamente sulla propensione all'acquisto di BTC. Che si tratti di un nuovo trend? Staremo a vedere. Continuiamo col principale contendente al titolo, Ether. È stata una settimana vivace per ETH, con alti e bassi anche abbastanza lontani tra di loro e una massima escursione del prezzo di circa l'11%. Ci eravamo lasciati con il prezzo intorno ai 1.300 dollari e ci ritroviamo con il prezzo intorno ai 1.300 dollari, ma nel frattempo è successo qualcosa di davvero divertente. Andiamo a vederlo insieme. In realtà però la settimana si è concentrata sui livelli di prezzo compresi tra i 1.270 e i 1.340 dollari, quindi in una zona di ranging abbastanza ristretta. Fino a un momento particolare, il momento in cui Ether ha rotto finalmente al rialzo la resistenza dei 1.340 dollari, segnando un incremento del più 4% e portandosi al recente massimo di 1.400 dollari. Proprio quei 1.400 dollari che avevamo indicato la scorsa volta come target rialzista per ETH nel breve periodo. Cosa è successo a questo punto? ETH ha subito un decremento del prezzo fino ai 1.270 dollari ancora una volta. Adesso stiamo insistendo nuovamente sulla parte alta della zona di ranging intorno ai 1.340 dollari. Staremo a vedere cosa succederà. Dopo il completamento del merge sembrerebbe che molti governi vogliano affidarsi alla blockchain di Ethereum per emettere le proprie CBDC.
Se non sapete cosa sono, vi lascio l'articolo dell'Academy che vi viene come sempre in soccorso. L'esempio più evidente di tutto questo è rappresentato dalla Norvegia, che si sta avvicinando a grandi passi verso l'emissione della propria valuta digitale, anche grazie ad Ethereum. Anche in questo caso vi lascio l'articolo in descrizione. E la BCE che cosa fa in tutto questo? Beh, non sta ferma a guardare cosa fanno gli altri e anzi si sta portando avanti con dei progetti davvero molto grandi e molto importanti, per cui sta coinvolgendo dei player a livello mondiale, tra cui anche Amazon. Vi lascio anche in questo caso l'articolo in descrizione. Facciamo un veloce recap. I prezzi di BTC ed ETH hanno subito delle risalite, ma come avevamo anticipato la scorsa volta, si tratta prevalentemente di movimenti reversal in un trend fortemente ribassista. Intanto però cresce la fiducia degli istituzionali e dei governi per l'attuazione di progetti blockchain driven, come per esempio quelli che abbiamo visto in USA, Giappone, Norvegia e Unione Europea. A livello di prezzi però siamo ancora molto lontani dalla primavera e quindi dalla fine di questo crypto winter che ormai dura da diverse stagioni. Come al solito, infatti, le news macroeconomiche hanno un effetto diretto su tutti i mercati finanziari e quindi anche sull'asset class delle cripto. Dovremo attendere ancora un pochino per vedere un cambio netto dello scenario e l'innesco di una nuova bull run. Intanto però registriamo un aumento significativo dei volumi delle transazioni per BTC, relative soprattutto a valute che stanno perdendo valore nel tempo, come per esempio l'euro e la sterlina, quindi valute di primissima fascia. Che effetto avrà tutto questo sul mondo delle cripto? Non lo sappiamo, ma saremo sicuramente qui per raccontarvelo. Bene ragazzi, anche questo appuntamento di Game Market si è concluso. Spero che vi sia piaciuto e nel caso lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti se ci sono altre cripto o altri temi che volete che siano analizzati. Ci vediamo come ogni venerdì con il nuovo appuntamento di Game Market.